Siamo lodati Gesù e Maria. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, che si trova più o meno nella parte centrale del Vangelo di San Luca, è anche, se vogliamo, uno dei passaggi più impegnativi, ce ne sono diversi in questo Vangelo. È una parola forte, tra l'altro con la traduzione nuova della CEI del 2008 ha leggermente corretto un'espressione, perché il testo originale non dice se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, ma il termine greco è miseri, cioè non odia. Ovviamente questo è quello che si chiama tecnicamente un semitismo, perché gli ebrei sono soliti esprimere in termini forti, molto intensi da un punto di vista emotivo, dei concetti, no? Perché però quindi poteva essere un termine che per noi occidentali suonasse equivoco, dice devo andare presso a Gesù e devo odiare mio padre, devo volere del male a mio padre, insomma, ecco, poteva essere equivoco, perché il senso in realtà è questo, quello che Gesù dice: attenzione che per essere mio discepolo io devo venire al primo posto e come colui che è sommamente amato. E Gesù detta queste condizioni in termini categorici, assoluti, dice: se questo non c'è, tu puoi fare tutti quanti i buoni propositi che vuoi, fare tutta la buona volontà che vuoi, ma non puoi essere mio discepolo, non puoi, non si può. Ecco, quindi è una parola questa, chiaramente, poi ci torneremo, adesso andiamo un attimo alla prima lettura, che ci provoca, e come ogni provocazione celeste può suscitare due reazioni in noi: o il rifiuto, no, questo, oppure lasciamo perdere, esagerazioni, oppure non approfondiamo, oppure il lasciarci interpellare, quindi l'aprire il cuore e dire: perché Gesù dice così? Come mai chiede queste cose? Cosa c'è dietro? Cosa c'è sotto? Allora, la prima lettura è stupenda, a mio avviso uno dei passi più belli dei libri sapienziali, adesso ripercorreremo insieme qualche passaggio, ha un po' il compito, nella liturgia attuale, di introdurre a questa forte e pagina evangelica, e comincia così: quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? Sarebbe bene fare un minuto di silenzio e riflettere su queste parole. Ma chi lo può conoscere bene il volere di Dio? Io sono sacerdote, sono tanti anni che cerco di volere un po' di bene al nostro Signore, ho studiato tanto, sicuro, insomma, ma io sono sicuro di conoscere bene sia la volontà di Dio da un punto di vista oggettivo, ma sia cosa vuole Gesù oggi da me e da te, perché c'è qualcosa che Gesù vuole da me e da te. Tu sei sicuro che lo conosci bene, con certezza assoluta? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? Perché dice queste cose? C'è un messaggio sottinteso: noi siamo degli esseri imperfetti, umani, limitati. Dio è Dio. Dio è totalmente altro, è trascendente, è immensamente più grande di noi. Allora, il primo atteggiamento che noi dobbiamo avere, tante volte ho citato, perché rimasi colpito quando lo studiai, un passo di San Tommaso d'Aquino, forse uno dei più grandi geni della storia, oltre che uno dei più grandi teologi della storia della Chiesa. Guardate che San Tommaso d'Aquino ne sapeva tante le cose, veramente tante. Cioè, lui era capace di citare la Sacra Scrittura, tu gli dicevi: senti un po', dimmi Deuteronomio 32,3, e lui te lo citava a memoria. Oggi ci stanno i software, grazie a Dio, i computer, che ci aiutano anche a noi poveri preti, insomma, ma io sono mica buono, cioè ci sono dei passi della Scrittura che a forza di leggerli uno li memorizza, ma non è che ti ricordi il capitolo, la lettera, il versetto preciso. Lui sì. Quindi, ma questa è soltanto una piccola cosa di quelle, degli exploit che faceva quest'uomo. E sapete che diceva? Diceva: lui, la massima forma di conoscenza di Dio che possiamo avere in questo mondo è essere fermamente convinti che per quante cose possiamo pensare, sapere o dire di lui, è niente in confronto a ciò che egli è. Questo dovremmo averci tutti quanti bene in testa, dal Papa, che è quello che dovrebbe conoscere meglio di tutti, insomma, Signore Gesù, fino all'ultimo dei battezzati, perché anche per il Papa vale questa parola. Certamente lo conosce Gesù, non possiamo dire che siamo completamente ignoranti, ma dobbiamo sempre avere quella umiltà profonda di dire:
non cesserà di sorprendermi, non cesserò di imparare. Non è detto che tante cose di cui io sia convinto, anche le nostre convinzioni più profonde, religiose, siano conformi al vero. Questo non vuol dire farsi mancare la terra sotto i piedi, ma avere questa percezione. Perché chi si accosta alla pagina del Vangelo di oggi pensando di sapere già tutto e di avere già una vita che sta a posto, non raccoglierà la provocazione di Gesù, che è una bella provocazione. Prosegue poi, dice: non ci credi a questo fatto? Guarda, ascoltami un attimo. Il libro della Sapienza continua: i ragionamenti dei mortali sono timidi. Proviamo a immaginare com'è una persona che è timida. Adesso, una persona che è timida sta un po', quindi sta sempre un po' imbarazzata, non sa tanto bene che dire, non sa tanto bene che fare, no? Noi siamo persone intelligenti, ma la nostra intelligenza è comunque limitata, situata, incerte le nostre riflessioni. Quante volte durante anche le circostanze più comuni e ordinarie della vita non sappiamo che fare? Vi capita? A me sì, tante volte, non sappiamo che fare. Perché succede questo? Perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima. Guarda che bello questa espressione. La tenda d'argilla, qui ci applichiamo, sapete che il nostro corpo è fatto del fango che ha plasmato Dio soffiandoci lo spirito, la tenda d'argilla, il nostro corpo, opprime una mente piena di preoccupazioni. La nostra realtà esistenziale, sono bellissime queste parole, cioè l'omelia oggi la fanno da solo questi testi stupendi, no? E ancora poi, a stento ci immaginiamo le cose della terra, anche se oggi siamo molto progrediti o molto evoluti, il progresso e l'evoluzione costano fatica. Scopriamo con fatica quelle a portata di mano, perché tutte quante le cose anche molto scientifiche che noi oggi conosciamo sono tutte quante cose alla nostra portata, perché sono cose di questo mondo, sono cose empiriche. Ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi? Quanto bisogno, quanta fame, anche quanta sete c'è di conoscere il classico l'uomo di Dio, quello che ha conosciuto autenticamente qualcosa del Signore e che è in grado di trasmettermi qualcosa. Non è cosa molto frequente questa, no? E infine, chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Questo è l'anello di congiunzione col Vangelo di oggi. Chi può capire le parole che dice Gesù se non gli viene un pochino di sapienza dall'alto? La sapienza è quella virtù che ci insegna di vedere le cose non in maniera umana, ma alla maniera divina. Sapete che lo Spirito Santo porta con sé i suoi sette doni. Tra un paio di domeniche, sì, faremo le cresime dei ragazzi. Qua è il primo dono dello Spirito Santo: la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà e il timore di Dio. Spero che ce li ricordiamo. Il primo è la sapienza. E torniamo e concludiamo col Vangelo. Allora, la prima cosa, se uno si apre il cuore al Vangelo, è questo qui. Prendiamo atto della situazione. Facciamoci questa domanda. Io, chi o che cosa amo più di tutti? E qui dobbiamo metterci in silenzio davanti al Signore e dire a Lui e dire a noi stessi la verità. Perché guardate che qualche cosa che amiamo più di ogni altra cosa o qualcuno, sicuramente c'è, 100%. Gesù dice, prima chiediti, io ti dico, il mio discepolo autentico, prendiamola in positivo, ama me più di ogni altra cosa. Nel senso che se si dovesse trovare, non lo so, a scegliere, adesso faccio un esempio, penso che l'avrete sentito, pensate alla storia di Santa Chiara d'Assisi, no? Conoscete la storia di Santa Chiara d'Assisi? Santa Chiara d'Assisi ha sentito questa vocazione forte a seguire San Francesco, che era considerato un po'... I genitori di Santa Chiara erano d'accordo? Conoscete la storia? Ah no, è scappata di casa la Domenica delle Palme. Ah, ma c'è il quarto comandamento. Ah, Santa Chiara ha fatto peccato, non ha obbedito a papà e mamma. Che cosa ha fatto Santa Chiara? È un esempio. Ha messo in pratica questo Vangelo. Ha amato Gesù più del papà e più della mamma. Se uno legge alcuni atti dei martiri commoventi dei primi secoli, io non ho letto qualcuno, mi sembra che sia quello di Santa Perpetua e Santa Felicita, alcuni martiri, donne, avevano i bambini piccoli e venivano catturate, portate ad essere preparate, ad essere mandate nelle fiere del circo, con i bambini piccoli ancora vivi. Allora, c'è un racconto di un martirio commovente
che c'era il papà di questa candidata al martirio, che era un membro influente del Senato romano, che con suo bambino va dalla madre a dirgli: senti, falla brava, tu state zitta, tu la fede te la tieni per te, non c'è bisogno che la sbandieri, guarda sta creatura, ci penso io, mo vado a parlare con l'imperatore, con un pochino d'amici ti porto fuori di qua, te prendi sta creatura, poi ti vivi la tua fede in privato come te pare, lascia verde, se te dice di sacrificargli fallo, per amore di sta povera creatura. Quanto è grande l'amore di una madre, per chi è madre, per un figlio? E che ha fatto quella secondo voi? Che ha detto? Non si può fare. Muoio martire, il Signore provvederà a mio figlio e a mia figlia. Capite? Pensate anche a santi un pochino più moderni, no? Una santa Giovanna Beretta Molla. Che fa? Concepisce l'ho conosciuta la figlia nata dal suo sacrificio. Gianna Emanuela l'ho anche invitata nella parrocchia in cui sono stato. Concepisce sta figlia, c'è un tumore, o te o lei. Che ha risposto lei? Se c'è da scegliere tra me e lei, ce lo devo manco pensare, salvate la bambina. Amato Gesù più della propria vita, perché è morta, capite? Cioè, altro che oggi che continuano a dire ancora, stamattina leggevo che c'è qualche esponente, non vi dico di quale, che nazione influente, che ha detto che deve diventare l'aborto un diritto universale, perché il pianeta è surriscaldato e sovrappopolato, quindi l'unico mezzo di salvezza è che diventiamo un pochino di meno. Speriamo che vada a messa questa domenica, che senta qualche bella predica. Capite? Santa Giovanna Beretta Moll, prima il Signore e poi la mia vita. Prima l'amore a questa creatura, che è amore soprannaturale, in questo, perché non è mors tua vita mea, ma è mors mea vita tua, e poi me stesso. Questo è il senso di quello che ci dice Gesù. E questo dobbiamo semplicemente lasciarci provocare. Perché? Perché Gesù, la sua volontà, i suoi disegni, tanto difficilmente conoscibili, è l'unica cosa che ci assicura, ci garantisce, già da qui in questo mondo, che stiamo facendo tutte le cose giuste e che possiamo avere una vita degna di essere vissuta, più in paradiso dopo. Perché tutte queste persone, Santa Chiara ha sofferto il dolore di dare un dolore ai genitori, ma Santa Chiara sicuramente sta in paradiso, perché è santa. Santa Giovanna Beretta Molla è morta, ma Santa Giovanna Beretta Molla sta in paradiso e le rivedrà quei figli che ha lasciato, non li ha persi per sempre. Santa Perpetua Felicita, mi ricordo chi era delle due, ha lasciato quel ragazzino senza madre, ma l'ha ritrovato in cielo. E quindi capite che qui siamo dinanzi a provocazioni forti. Ecco, dicevo questa notte durante la veglia che abbiamo fatto che Gesù da buon maestro questa cosa l'aveva già vissuto, e dicevo, ora lo devo fare perché stanotte l'ho detto, dico, i preti che fanno l'omelia domani devono concludere riferendosi al quinto mistero gaudioso del rosario, vi ricordate, no? Quando Gesù sparisce e rimane per 3 giorni nel tempio, lo ricordate, no? Il quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù tra gli autori del tempio. Io mi sono sempre chiesto, ma scusa un attimo, ma Gesù se voleva starsene 2 o 3 giorni a fare un po' di lezione ai dottori, scusa, poteva dirglielo un attimo alla madre, no? Scusa un attimo, cominciate ad andare, io devo rimanere 3 giorni a fare il mio lavoro, insomma, perché anche se sono giovane io sarei il maestro e il redentore, quindi vi preoccupate. Ha fatto così? Non ha fatto così, perché? Perché lui ha vissuto questa cosa, capite? Ha detto a papà e mamma, prima Dio e poi voi soffrite un po' per questa cosa che ho fatto, imparate a offrire questo dolore. E perché? Ha fatto fare un po' di scuola alla Madonna, perché sarebbe venuto un giorno, la Madonna l'ha vissuto sto Vangelo, guardate che la Madonna ha, tra virgolette, odiato il figlio, capite bene? Cioè ha messo la volontà di Dio e l'amore verso di noi, prima dell'amore verso Gesù, perché la Madonna stava sotto la croce, offrendo il figlio in sacrificio al Padre, capite? Cioè che non si scherzano queste cose qui, Quindi Gesù gli ha fatto fare un pochino di scuola, ha detto, oggi questo l'hai vissuto, ricordati che un giorno la situazione sarà invertita, sarai tu che dovrai staccarti e separarti da me offrendoti e immolandoti questo grandissimo dolore. Ecco, quindi sono cose molto profonde, sono cose molto belle e sono cose molto serie. Io auguro a me stesso e a voi che delle due reazioni possibili prendiamo quella giusta, ci lasciamo tranquillamente provocare, interrogare da questo Vangelo, sperando con l'aiuto del Signore che possa diventare carne nella nostra vita. Siamo lodati Gesù e Maria.